Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Twitch numero 89. Questo video lo sto registrando alle 11.09 di questa mattina. Quindi subito un bel pollicione in su per il vostro Twitch numero 89. Ieri ci siamo visti l'Italia, grandissima partita, strameritata. Quindi subito un bel pollicione in su. Vi vado a raccontare che cosa facciamo oggi, perché e per come. Nel mentre vi ricordo codice creatore CiccioGamer89, se mi volete supportare su Clash Royale, ancora mi fa strano dirlo, questo è il deck che sto giocando, perché se noi andiamo sul registro attività, regà, io ho difficoltà seriamente a superare i 6.000 trofei. E voi dite, allora perché sei S1122? Perché quando siamo andati in live con grande difficoltà, sono piano piano riuscito a salire un pochino, ma è davvero davvero difficile. Anche perché ho provato ad utilizzare altri deck, come potete vedere, vedete questa sconfitta centrale, ma per l'appunto venivo disintegrato. E uno dei deck che mi dà la possibilità di scalare è sempre il deck no skill. In questo momento necessito di trovare altri due deck che mi possono dare la stessa sicurezza, d'accordo? Poi vi ho chiesto live se per voi era un problema continuare a giocare sempre con questo deck, mi avete detto di no, anzi vi piace vedere come gioco questo deck, quindi a me fa molto molto piacere. Proviamo oggi ad andarci a fare qualche partita. Mi raccomando con i mi piace, ragazzi, cerchiamo sempre, dove è possibile, di arrivare a 25.000 mi piace. Dove è possibile, ragazzi, dove è possibile. Andiamocene in difesa, anche perché c'ho il deck girato molto molto male. Fermi tutti. Mi va bene. Cioè lui mi ha utilizzato la fulmine sopra i barbari scelti, si è fatto ittare la torre, e adesso io posso fare la ripartenza? Perché calcolate che la fulmine, per quanto mi riguarda, è counter deck. Che poi mo sta nascendo sta roba dell'hashtag e counter deck. Però lui veramente mi è counter in questo momento. Quindi, con grande parsimonia, sperando che lui non cicli come un matto, speriamo questo. Ok, se... Madonna. Sono anche riuscito a farlo. Era riuscito a sopravvivere. Tanto c'ho Simbetto qua. Ma a me va bene. Pasquale, a me va bene come stai giocando, Pasquale, perché 135, io una fulmine, una cosa, te la faccio fuori. Lui ha riutilizzato la fulmine. In questo momento che cosa succede? Io posso fare o la ripartenza indietro o posso fare la ripartenza avanti. A questo punto provo la ripartenza indietro, però sulla tripla torre, perché tanto lui può giocare nella stessa maniera che ha giocato ora. E dato che tra poco arriverà l'overtime, e in questo momento secondo me ho girato un pochino meglio il tutto, ci dovrebbe stare un botto, perché tanto lui questo deve fare. Allora raga, per me non è un problema sta roba qua. Per me non è un problema, nel senso che loro comunque un po' di danno me lo portano. Abbiamo fatto la torre. Guarda, vado col coso elettrico, vado qui, lo lascio un attimo fare. Ok, magari ho sbagliato. Magari ho sbagliato. Però io ho fatto fuori il mega sgherro. Per ipotesi posso avere anche sbagliato, ma non fa niente. Allora, vediamo se riesco a fare qualcosa del genere. Lui devo dire che è antipatico. Cioè, se posso dire tutta, lui è molto molto antipatico. Provo sicuramente a buttarmi addosso a lui. Ok, ipoteticamente quasi quasi mi converrebbe difendere da entrambi i lati. Ipoteticamente, anche se lui, ripeto, è stato molto molto bravo. 8, 7, 6, 5, 4, fulmine. Però non è un problema. Però non è un problema. Perché facendo così, facendo così, ce la dovremmo fare. L'ho rischiata. Amore patato. L'ho rischiata. Però ci sta.
Diciamo che lui con la sua fulmine era parecchio counter. 6151, non male in questo momento. Andiamo a vedere in classifiche, andiamo a vedere locale. Siamo 6151. Siamo per tornare con un'altra partita, torniamo in top 1000 Italia, che così schifo non ci fa. Sempre per farvi capire. Ho tolto la possibilità di farmi emoticon e cose perché sennò impazzisco. Frecce a counterare. Lui è full elisir in questo momento e mi sta ciclando. Da quello che vedo, o è un long bait, quindi ci avrà probabilmente qualcosa di particolare. Se mi viene lo stregone elettrico, il drago elettrico, probabilmente gli facevo molto più danno. Speriamo sempre che lui non abbia cose pazzesche e mirabolanti. Ottimo questo. Dai. In realtà per il momento non la vedo catastrofica, a meno che lui non mi tira una razzo, una fulmine, qualcosa del genere. Bravo, curami tutti. Bravissima, bravissima. Sfera infuocata, ci può stare. Se non erro, lui non dovrebbe avere elisir in questo momento, perché lui mi ha... Ok, purtroppo ce l'aveva. Dai ragazzi, dai. È stato bravo. Io ho sprecato tantissimo. E lui ha questa carta che mi fa... mi blocca completamente. Veramente, mi blocca tanto. Col senno di poi ci ho provato. Ma non ci siamo riusciti. La sfera infuocata lui ovviamente ce l'ha e l'ha tirata. Ritorniamo col golem di Elisir. E lui mi butta di nuovo lei, che sicuramente ci fa un sacco di danno. E noi riusciamo con questa carta qua. Lui c'ha il bocciatore. Mi clona addirittura due di queste, che ci può stare senza problemi. E io rivado con questa qua. Faccio così, così almeno me li sono tolti. Vado a tirare delle frecce che vado a indebolire parecchio lui. Gli faccio la torre. Gli vado a distruggere questo. Io lui, devo dirvi la verità, non ho ancora capito la sua win condition. Qual è? Ah, probabilmente semplicemente è questa la sua win condition. Probabilmente si basa tutto qua. Sfera infuocata che a me personalmente non è piaciuta. Vado a tirare loro. Adesso è un momento dove dobbiamo fare un casino enorme, raga, perché se lui incomincia a prendermi il sopravvento con le fornaci, cioè possiamo anche stare tranquilli che non vinciamo. Vabbè, gli abbiamo fatto tre corone, dai. No, col cavolo. Questa cosa di non lasciare le tre corone spesso e volentieri accade. Benissimo. E con questa cosa, tra l'altro non vedo Simba, mi preoccupo. Con questa cosa siamo arrivati sicuramente top 1000 Italia. Probabilmente siamo a 6180. Mannaggia che gioco, mamma mia. No, TV Royale no. Andiamo in classifica, andiamo locale e andiamo in fondo. 6180. In questo momento siamo 985esimi in Italia. Che se vi posso dire, a me così male non è. Cioè, ragazzi, stiamo comunque giocando a dei livelli molto molto alti. Siamo contro Dajid e Tupamaro. Io... ah, vedi che stupido però. Vedi, qua ho sbagliato, perché ho letto il suo nome, invece dovevo scaricare. Può essere, può essere che contro abbiamo... oh no, pensavo lo stesso deck di prima, ma potremmo avere comunque un deck abbastanza maledetto. Io ancora non ho capito che deck è. Guarda, in torre mi ci va. In torre mi ci va. E lei la lascio ittare. Ragazzi, lo devo fare. Lo so, magari voi mi state dicendo di no. Io lo capisco, lo comprendo perfettamente. Però se non faccio così, secondo me non arrivavo a torre. Capito? Oh, magari ho sbagliato, perché io lo so che voi mi dite sempre
di difendere, mi deve sempre di difendere. Lo so perfettamente. Provo a... Perfetto, sono stato bravo qui. Perché... Non ho... che faccio? Io vado, lui c'ha troppo da fare là. Delle volte, spesso e volentieri, io me la rischio tanto. Me la rischio tanto, 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 e lo so perfettamente. Però spesso e volentieri bisogna fare queste giocate. Tra l'altro, ragazzi, 6.200 mi sembra un sogno, sono tipo troppo contento. Veramente sono troppo, troppo contento in questo momento. Infatti mi dovrei fermare qua perché poi so come va a finire. Fatemi vedere dove sto, va. Non mi ricordo quanti trofei. 850esimo. Guardate, io mi sarei fermato qua perché vi avrei fatto le tre partite. Avrei fatto le tre partite, lo sapete che io faccio le tre partite. Quindi vi faccio un'altra partita. Col senno che posso tranquillamente perderla. Vi invito a lasciare un bel like. Vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video. Guardatevi gli altri video sul mio canale, per favore. E se volete supportarmi, avete tutti i modi e tutte le maniere per poterlo fare. Quindi vi voglio belli gagliardi, eh. Non ho il deck buono per... Lui spreca 3, tra virgolette. Devo comunque scaricare perché se no lui mi arriva sotto torre. Allora, c'è da pensarla parecchio. Ok. Oh, sapete che c'è. Mar che va, abbiamo perso. Lo devo fare per forza, sperando che lui non abbia una razzo, non abbia niente del genere. Quello è stato fondamentale tirarlo. Devo cercare di non sprecare roba. Potevo qui effettivamente anche scaricare, però non ce n'era bisogno. Lui ha, lo so quello che ha, me li potrebbe tirare via. Via, perché lui mi deve fare assolutamente quello. Se non me lo fa, io ho perso torre senza problemi. Provo a non perdere torre, ma per me l'ho perso. Per me l'ho perso. Perché qui mo i zipirelli. Guardate, col senno di poi dovevo lasciargli la torre. Perché lui aveva sprecato. Vedi qua, ho sbagliato. Perché lui aveva sprecato tantissimo elisir. Un botto. Questa giocata non l'ho compresa. Vi devo dire la verità. Quella giocata io non l'ho compresa perché mi ha buttato 4. Quindi ipoteticamente io questa carta che ho dentro ce l'ho più o meno gratis. C'è il golem di Elisir. Quello l'ha tirato là. E ripeto, non comprendo neanche questa mossa da parte sua. O c'ha una spell gigantropica e io non me ne sono accorto. Questa volta, rispetto alle altre volte, farei sicuramente così. Mi tira in difesa questa roba, vado a scaricare, ci sta anche quello, butto un altro golem di Elisir. Ho tanto sperato che lui mi potesse prendere altre truppe, invece mi ha preso quelle. Ok, quello è stato fondamentale. Non ricomprendo il suo attacco qui, devo essere sincero sempre con voi. E vado di nuovo con l'incacchiatura. Ragazzi, ho il cervello che sta girando tipo perfetto, perfetto. Perché proprio, ma pure, ma come vi sto parlando mi sta piacendo tantissimo. Ma proprio le spiegazioni che vi sto dando mi stanno piacendo tantissimo. Ora purtroppo so che se devo registrare un altro video di Clash Royale, perché io adesso mi devo anticipare un video perché partirò per la vacanza, mi faccio 2 giorni con Veronica fuori, vado a perdere. Però questo video... Accidenti. E calcolate che la miniatura che io ho fatto fare a Sasi era prima di cioè io non sapevo che video sarebbe mai uscito fuori.
E non pensavo di tornare 724esimo in classifica italiana. Mi sembra legit, mi sembra molto molto legit. Signori, vi invito a guardare gli altri due video che stanno per apparire qua. Vi voglio un sacco di bene, grazie mille infinite. Vi ricordo una cosa a fine video. Su Instant Gaming c'è il mio giveaway in collaborazione per l'appunto con Instant Gaming. Che cos'è un giveaway? È la possibilità che avete di partecipare per l'appunto a un contest in maniera totalmente gratuita. La partecipazione è gratis e potete scegliere un gioco a vostra scelta o una card che volete vincere. Trovate il link qui sotto in descrizione, è completamente gratis. Allora, vi voglio bene, vi ricordo di lasciare like, codice, creatore, CiscioGamer 89, se mi volete supportare. Se no, perdete tutte, e ripeto, tutte le partite da qui a una settimana. Fate come vi pare. Io vi ho detto.